parliamo con Ivan Demprato della gara di oggi. Allora Ivan, un Brusoporto un po' sottotono per la maggior parte della gara di oggi, è uscito bene nel finale ma il pari non è arrivato. No, beh, un primo tempo secondo me equilibrato, forse loro hanno avuto qualche situazione, non tante occasioni, qualche situazione dove potevano andare in vantaggio. Abbiamo subito quel gol lì su un calcio piazzato esterno e abbiamo perso la marcatura. Ma il problema è stato nel secondo tempo, che pronti via, dopo non so, credo 10-15 secondi abbiamo subito questo rigore assurdo, perché il rigore era secondo me netto, ma abbiamo avuto una lettura sbagliata e da lì abbiamo sofferto, abbiamo fatto 10-15 minuti dove siamo andati in grandissima difficoltà. Caravaggio ha preso coraggio e non sono riuscito a chiudere definitivamente. Poi noi l'abbiamo riaperta, abbiamo avuto anche 2-3 occasioni per poterla pareggiare, però insomma sono disattenzioni che ci stanno costando un po' care, perché ci è costata la partita con lo Scanzo domenica scorsa, oggi un po' uguale, perché poi le partite adesso in questo momento non sono partite bellissime sotto l'aspetto tecnico, sono molto combattute. I campi magari non sono perfetti, i punti in palio contano tantissimo, per cui l'aspetto tecnico, diciamo, della partita non è mai elevatissimo, però purtroppo insomma, portiamo a casa una sconfitta. Insomma, chiari e scuri oggi, insomma, la reazione della tua squadra, direi nel finale, che non sei data per vinta, il lato positivo, il lato negativo, insomma, magari 2 gol presi, il rigore e i gol presi, che insomma si poteva stare un pochino più attenti e non prenderli. Beh, quello sì, la reazione è stata sicuramente una buona reazione, ma noi siamo questa squadra, nel senso che noi anche l'andata abbiamo raccolto tanti punti, abbiamo portato a casa delle vittorie importanti ma molto difficili, e questo noi lo sappiamo. E in questo momento insomma abbiamo in queste 2 partite gli episodi, ma non ci sono girati dalla nostra parte, ci stanno, abbiamo commesso degli errori purtroppo sì, e che ci sono costati dei punti importanti, però insomma la squadra gioca con temperamento, gioca con quando c'è la possibilità di aggressività, sappiamo difendere. Oggi qualcosina abbiamo sbagliato, però insomma cerchiamo di rimediare subito da mercoledì. Un campionato ottimo fino a questo momento, forse un pochino offuscato queste 2 sconfitte. Ma è un campionato molto equilibrato, poi abbiamo visto i risultati di ieri, qualche risultato di oggi, le partite sono molto difficili, ma questo noi lo sappiamo. Come dicevo prima, noi abbiamo portato a casa all'andata tante vittorie sudate, combattute, magari non giocando benissimo, e siamo riusciti a farlo. Adesso stiamo continuando su questo discorso qua, perché poi le qualità della nostra squadra sono queste, però in questo momento qualcosa non sta girando del verso giusto, ma ci sta, perché nel calcio succede, dobbiamo essere bravi a rialzarci subito velocemente, perché adesso abbiamo in una settimana, insomma in neanche una settimana, abbiamo altre 2 partite, per cui dobbiamo recuperare e non far drammi, perché lo sappiamo, però giocare con grande attenzione.